Immediata pulizia della spiaggia a Gela. Dopo il Ferragosto, uomini e mezzi della Tecra si sono messi al lavoro al fine di rimuovere i rifiuti accumulati nella giornata clou dell'estate. L'amministrazione comunale ha chiesto che si intervenisse da subito per restituire decoro al litorale. E così è stato. Purtroppo qualche incivile ha scambiato la spiaggia per una discarica. Comunque, come dicevamo, l'intervento di pulizia è stato solerte e il sindaco Domenico Messinese manifesta tutto il suo compiacimento. Fin dalle prime ore dell'alba un piccolo esercito di dipendenti della Tecra è sceso in spiaggia, uomini e mezzi, proprio per ridare decoro alle spiagge che sono state utilizzate per tutta la notte Ferragosto e dove molti hanno abbandonato i rifiuti. Sicuramente il fatto di aver abbandonato i rifiuti non è una cosa gradevole, però siamo voluti intervenire con un intervento di pulizia straordinaria proprio per continuare a dare decoro a una delle spiagge più belle d'Italia. Quindi già stamattina sono scesi con mezzi uomini al fine di ripulire tutta la spiaggia. L'attenzione quest'anno è stata notevole, credo, cercando di portare quei servizi che nelle nostre spiagge normalmente negli altri anni non ci sono stati e che noi normalmente andavamo a invidiare a delle spiagge magari un po' più lontane che venivano visitate dai nostri concittadini. Ma il fatto che qualcuno abbia tentato di fare polemiche, sinceramente credo che la macchina abbia funzionato molto bene e non ci sono stati nemmeno attacchi subdoli di paesi vicini che volevano scaricare delle colpe che noi sicuramente non abbiamo avuto e non abbiamo. Il sindaco lancia un appello: lasciate pulite le spiagge. Credo che sia giusto vivere la nostra spiaggia in modo intenso, credo che per un po' più di attenzione e una maggiore pulizia di chi usufruisce delle nostre coste debba essere la regola. Ci stiamo lavorando, la coscienza devo dire che sta crescendo e questa è una cosa importante, come è anche stato importante che in realtà non si è concentrato tutto in un solo piccolo lembo di spiaggia, ma in realtà tutta la spiaggia gelese è stata interessata della serata del 15 agosto con i lidi che hanno organizzato delle serate, con le spiagge libere a partire dal fiume Gela fino ad arrivare a Piana Marina con la presenza di diversi ragazzi. E il fatto di avere questo, diciamo, questa grande spiaggia a disposizione ha consentito di ridurre i rischi, i problemi, che è una cosa fondamentale.